passa dallo stadio Adriatico parte della salvezza di Pescara e Cesena. Le due compagini impegnate nella lotta per non retrocedere non si fanno male e sia Giuseppe Pillon che Fabrizio Castori si accontentano del pari per 0-0. Un match povero di emozioni, quello del turno infrasettimanale, è però il Delfino a partire col piede sul gas all'ottavo, perché il colpo di testa di Perrotta è pericolosissimo e solo la manona di Fulignati salva tutto, poi l'ex Valzania si mangia il tapin. Sempre il difensore ci riprova dalla distanza abissale, conclusione di poco imprecise, Fulignati sbraita coi suoi. Il Cesena è timido e rintanato nel proprio guscio, ma Giallov semina il panico in area bianco-azzurra e recrimina per un tocco di mano dell'ottimo Gravillon, lascia correre Chiffi di Padova. Mancuso al minuto 29 fa vedere i sorci verdi al reparto arretrato bianco-nero, sul più bello però Swagger salva tutto. Nella ripresa non accade nulla, solo al 71esimo Balzania costringe all'uscita valanga Fulignati che chiude lo specchio. Nel finale lascia il campo anche Schiavone, dentro Chiricò e proprio il numero 9 da calcio da fermo sigla l'unico tiro nello specchio per il Cesena. Fiorillo blocca centrale e si chiude a reti bianche con un punto a testa il match tra Pescara e Cesena. Da registrare nel pre-post gara tensioni tra tifosi senza conseguenze.